Isolato dopo la lite con Ignazio Moser, Daniele Bossari cede e piange, vorrei essere più forte. Il rapporto tra Daniele Bossari e Ignazio Moser ha subito una drastica battuta d'arresto dopo quanto accaduto nel corso della terza puntata del Grande Fratello VIP. Il fatto che il conduttore abbia dato voce a quello che il ciclista voleva restasse un segreto, per quanto si possa parlare di segreti nella casa del GF VIP, ha spinto Ignazio a comunicare a Daniele la volontà di allontanarsi. Isolato dal resto del gruppo che gli ha dato torto, Bossari si è rifugiato sconsolato in confessionale per raccontare la sua versione dei fatti. Le regole del gioco mi impongono una motivazione e io poco furbescamente sono stato ligio al mio dovere. Sono veramente sotto un treno, la voce si spezza, NDR, come se mi fosse passato un camion addosso. Questa cosa mi sta facendo soffrire un casino perché non avevo alcuna intenzione di interrompere il nostro rapporto. Dopo essersi portato le mani al viso, l'uomo ha ceduto allo sconforto fino a piangere, vorrei essere più forte. La lista di Ignazio Moser. Ad allontanare Moser e Bossari è stata la famosa lista delle amanti di Ignazio. Nel corso della settimana, infatti, il ciclista ha raccontato di tenere un diario in cui annota tutte le sue conquiste con tanto di voto da 1 a 10 a seconda dell'abilità. Daniele ha nominato Ignazio a causa della lista, attirando così il biasimo del giovane che ha condannato il suo atteggiamento. Quando una persona mi fa un torto, io chiudo le porte. Lo reputavo un amico, qualcuno di cui fidarmi ciecamente. Più tardi, dopo averlo affrontato, Moser ha comunicato a Daniele di considerare finita la loro amicizia. Daniele, sai che ne ho parlato quasi con vergogna. Non sei difendibile, dovresti chiedermi scusa ma abbiamo chiuso. Lo reputo un tradimento. Potrai rimanerci male quanto vuoi ma tra me e te farà fatica a nascere un rapporto d'amicizia. Questo te lo scrivo e te lo firmo. La reazione di Jeremias Rodriguez. Ad aggravare la posizione di Bossari, rendendogli penosa questa settimana nella casa, è la distanza che avverte negli altri coinquilini. All'allontanamento da Ignazio, ad esempio, si sono aggiunte le minacce di Jeremias Rodriguez che non ha nascosto di trovarlo antipatico, spingendosi perfino oltre il consentito nel corso di una discussione con Ignazio. Ha proprio la faccia da bastardo. Non puoi capire come mi provocava. Mi faceva tutto il signore. Mi stava facendo uscire il demonio, che è quello che mi esce a me. Questa cosa la sistemo fuori. Più tardi, il Rodriguez ha spiegato le ragioni del suo nervosismo. Ha visto il mio lato aggressivo. Dovevi vedere come mi ha provocato oggi. A me, te lo giuro, è venuta una voglia di dargli uno schiaffo che non puoi capire. Perché colpire una persona dove sai che ha il punto debole? Me lo faceva apposta. Mi fai uscire di testa così. Quello è una mer, quello è una persona di mer. Spero solo che se ne vada. Filippa Lagerba chiede siano presi provvedimenti. Intanto, Filippa Lagerba ha fatto sapere di aver allertato la produzione del GF VIP. La compagna di Bossari, preso atto delle parole di Jeremias, ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di restarsene a guardare.